Ora, io credo che non avessi alcun titolo per meritare questa particolare considerazione che mi è stata riservata, se non quell'anzianità, ahimè, anagrafica, che mi consente di ripercorrere, direi, per certi aspetti sul filo di vicenze esistenziali, il tormentato itinerario sia dottrinale che giurisprudenziale attraverso il quale la consulenza tecnica d'ufficio, l'argomento a me affidato, ha fatto il suo ingresso così stentatamente nel mondo del processo amministrativo. Perché appunto quando ho cominciato misurandomi con una norma come l'articolo 44 del testo unico del Consiglio di Stato, che a proposito della giurisdizione di legittimità non solo non conosceva la parola consulenza, ma in realtà quei famosi mezzi che tralaticiamente ricordiamo che nella memoria dei più anziani riecheggiano spesso, gli schiarimenti famosi, il professor Di Modugno ci ha scritto, i documenti, le verificazioni, sono tutti accompagnati dall'aggettivo nuovi documenti, nuove verificazioni, il che rende palese la volontà del legislatore dell'epoca di considerare del tutto precluso l'accesso al fatto al giudice amministrativo e a considerare la necessità dell'acquisizione di questi elementi in funzione di una mera prosecuzione dell'istruttoria nel procedimento amministrativo, perché il presupposto per il ricorso a quei mezzi istruttori era semplicemente la circostanza che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato fossero in contraddizione con i documenti. Quindi il fatto come acquisito e cristallizzato nell'atto, l'unico, l'esclusivo oggetto del sindacato del giudice amministrativo, e solo nell'ipotesi in cui si fosse rilevata questa contraddizione, la necessità di ricorrere, ma chi? Ad un terzo, no, alla stessa amministrazione, perché provvedesse a riparare alle lacune in cui fosse eventualmente in corso. Quanto alla giurisdizione di merito, 44 capoverso rinviava al regolamento di procedura, ma neanche lì nell'articolo 27 del regolamento di procedura si parla di consulenza, ma si parla di perizia, così come ai tempi più vicini ai miei nell'articolo 16 della Bucalossi, la giurisdizione esclusiva in tema di titoli edilizi, di oneri e di sanzioni, si parla pur sempre di perizia, in stretto raccordo con l'articolo 27 del regolamento. Ora è evidente la diversa funzione della perizia, che si connota per il suo carattere eminentemente tecnico-documentale rispetto alla consulenza, contraddistinta dall'essere, come sappiamo tutti, il consulente, un ausiliario del giudice che coadiuva con lui nella integrazione del suo patrimonio di conoscenze. Ora, in realtà, che cosa rivelava chiaramente questa scelta del legislatore? La scelta del legislatore era chiaramente sintomatica della volontà di sottrarre al sindacato del giudice amministrativo fatti tecnicamente qualificati e complessi. Ma questo era a sua volta il corollario processualistico dell'afferenza della discrezionalità tecnica al merito dell'agire amministrativo. Qui noi, la nostra storia del diritto e del processo amministrativo registra un oiato profondo, una divaricazione marcata fra gli sviluppi e l'evoluzione di una dottrina che fin dall'inizio del secolo scorso avvertiva tutte le distorsioni di questa concezione della discrezionalità tecnica, a partire da Presutti nel 1910, che ravvisava in questa
concezione, ma nella categoria stessa di discrezionalità tecnica, un residuo del passaggio dall'ancien régime allo Stato di diritto. Ma anche Cammeo, il primo Cammeo, nella famosa distinzione fra fatti semplici e fatti complessi, aveva anch'egli, come dire, voluto depurare il concetto da quella tendenza all'ascrizione e direi all'annegamento della discrezionalità tecnica nella categoria del merito amministrativo. Fondamentale e poi rivoluzionario l'insegnamento di Giannini, a partire credo dal potere discrezionale, ricordo male, nel 1939, con quell'affermazione dirompente per cui la discrezionalità tecnica non ha nulla di discrezionale, ma il maestro si acquietava alla tradizione ormai inveterata. Questo diceva che è un errore storico della dottrina, ormai l'espressione è lì e la si è poi voluta contrapporre alla discrezionalità pura o amministrativa. E anche lì il suo insegnamento resta la pietra miliare, direi, degli studi giuridici sulla nozione di discrezionalità amministrativa, quale ponderazione comparativa dell'interesse primario con gli altri interessi in gioco, che poi ha consentito e favorito tutti gli sviluppi successivi. La posizione della giurisprudenza invece è stata a lungo attestata anzitutto sulla assimilazione radicale, tranchant, della discrezionalità tecnica nel merito amministrativo con l'ineludibile corollario della sottrazione in toto di questo tipo di attività al controllo del giudice amministrativo. Solo successivamente la si è sussunta nell'ambito della discrezionalità amministrativa, ottenendo in tal modo che la stessa poi potesse essere assoggettata a controllo giurisdizionale attraverso il filtro delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Ma anche sotto questo profilo dobbiamo registrare un indirizzo più restrittivo, sebbene minoritario, che in realtà circoscriveva la possibilità del sindacato con riferimento ad uno schema di giudizio consistente nel riscontro del palese travisamento dei fatti o della illogicità intrinseca, il motivo per cui Nigro, questo maestro tanto amato a Bari, lo ricordava il professor Caputi Ambrenghi in un incontro che abbiamo tenuto qualche settimana fa in memoria di Carlo De Bellis, questo giurista davvero lungimirante nella sua Giustizia amministrativa, un testo a tutti caro, che tutti abbiamo letto con grande piacere, denunciava come questa tendenza portasse poi il sindacato a limitarsi al riscontro degli errori soltanto i più macroscopici e i più evidenti.